Andiamo subito ad alzare in questo caso il velo sulla quarta strategia che metti in campo. E qui abbiamo una carta decisamente opposta a quella del mio sfidante, perché ho un long di DAX. Io sono convinto che sulle borse, sugli indici, bisogna stare posizionati al rialzo, perché abbiamo passato, o comunque stiamo passando, una pandemia dove i danni sui mercati finanziari sono stati estremamente limitati. Questo dovuto al fatto, appunto, che le banche centrali, le politiche delle banche centrali hanno attutito molto il colpo. Credo che avvicinandoci, o comunque andando verso l'estate, avremo un migliorare della situazione. Vedo che la situazione sta migliorando, di conseguenza credo che possa continuare l'ottimismo sugli indici. Quindi un bel long di DAX. Guarda, direi che è davvero interessante direi il succo del mercato quando si ha una parte che ha una visione e l'altra che ne ha un'altra. Se non vi fosse solo una convergenza di vedute, evidentemente non, domanda e offerta non si incontrerebbe mai. Quindi, se abbiamo visto quelli che sono i livelli proposti per lo short da Nicola Para, vediamo invece quelli che sono i livelli operativi che proponi tu per questo long sul DAX. Un ingresso a 13.950 punti, uno stop a 13.850 e un target abbastanza ambizioso, 14.250, che vorrebbe dire sostanzialmente un nuovo massimo storico per questo indice. Ma credo che sia assolutamente fattibile, anche perché se andiamo a vedere quello che è il sentiment trading, ovvero come sono posizionati i trader su questo strumento, gran parte è posizionata short, quindi io tendo sempre a posizionarmi al contrario, rispetto alla gran parte degli altri trader, e credo che sono molto confident in questa operazione, tant'è che, come vedi, ho messo 4 stellette.